Ragazzi, partiamo con una cosa. Io non sono una persona più di tanto nostalgica, però per alcune cose sì. Specialmente quando poi le cose che vengono fatte ad oggi non reggono minimamente il confronto con delle cose che venivano fatte semplicemente qualche anno fa. Questo video è un video a parte rispetto a tutto quello che è il canale. Magari sarebbe stato un video un po' più per TikTok, un po' più per il secondo canale, ma questa cosa mi fa venire uno sdegno così grosso che oggi ci prendiamo un momento qui tutti quanti, perché io sul serio non ce la faccio più a vedere certa roba. Quella che vi metterò davanti oggi è la mia reazione a tutti quelli che sono i nuovi Pokémon che sono usciti con Scarlatto e Violetto. Questo perché io ho visto tantissimi influencer che ovviamente, io ragazzi mi rendo conto che sia lavoro, non mi metto qui a mettere bocca su certe cose, non mi permetterei mai, però ci sono delle cose che sono oggettive da dover dire. Sembra quasi una puntata di infanzia rovinata, guarda, ve lo metto addirittura questa cosa qui perché questa è veramente la mia di infanzia rovinata. Io sono cresciuto a suon di Pokémon, ragazzi, per tanti tantissimi anni ho giocato a Pokémon, ci gioco tuttora e certi giochi li conosco veramente a memoria, addirittura certe statistiche le conosco a memoria. Ci sono delle cose che però nel corso del tempo hanno smesso di essere attraenti per quanto mi riguarda con quelli che sono i Pokémon, perché nel corso del tempo si è sempre più andati a rovinare quello che è il gioco e quello che ho intravisto, perché non ho ancora visto tutto quanto, ma l'ho intravisto, mi ha fatto veramente paura, quindi ho detto sai che io adesso mi prendo un momento e vi metto davanti spiattellata così la mia reaction più pura e semplice che riesco a farvi. Perché io ho paura di vedere tutto quanto. Questo perché vedere rovinata così tanto, una cosa che per me è così importante. Prego, mettetevi comodi perché state per vedermi rinnegare tantissimo, ragazzi. Eccoci qua, io vi giuro ragazzi, poche volte ho avuto così tanto terrore di iniziare a vedere qualcosa, anche addirittura quando vi ho portato nei siti più estremi per sottobosco, per queste cose qui, ero più tranquillo rispetto a quello che sto per vedere. Io ho una paura che non finisce più. Mi auguro soltanto che non abbiamo fatto qualcosa di atroce. Avrei dovuto fare questo video diverso tempo fa, ma non sono stato così tanto in viaggio e così tanto impegnato che ve lo faccio adesso. Non mi interessa se faccio due viso, non mi interessa se è fuori target, non mi interessa niente ragazzi, questa cosa me la devo tenere per me. Quindi facciamoci un triplo segno della croce perché dopo il Pokémon con le chiavi io non so veramente che mi devo aspettare qua. Dovuto anche levare la musica per il copyright, grazie ad Adminis che ci aggiorna. Il primo, il primo, io sto già bestemmiando col primo. Madonna, raga, ma che cos'è? Io non voglio neanche sapere i nomi di queste cose. C'è un Drifloon là sotto. Questa è l'ultima evoluzione dello starter di tipo erba. Io, questa faccia è la faccia di uno che non si sta lamentando. Madonna, santi Dio, ti prego, velocizza questa tortura. Non è possibile. No, raga, no, no. No, veramente, no, no. Non si può. Io non devo giustificare, non devo spiegare il perché questa cosa sia sbagliata, non lo devo spiegare. Eppure siamo qui per questo. Raga, è Paperino sta cosa. È Paperino? Stiamo scherzando? È serio? È una cosa seria questa qui? No, non può essere serio, deve essere un video fan-made, una cosa del genere. E c'è gente nei commenti che gli dice che è tutto a posto, che gli piace sta roba. Raga, ma che cazzo state facendo? È sempre peggio, è sempre peggio. No, questo, che cos'è questo? Questo è un porno, è un maiale base proprio. Che... Dio mio, raga, io sto vedendo la mia infanzia completamente compromessa da questa cosa. Non è possibile. Vi giuro, vi inizio a portare infanzia rovinata normale. Questo per me è troppo. Mamma mia, che brutto. Dimmi che si evolve un qualcosa. No, boh, no, 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 no. Non ho parole. No, adesso non ho più parole. Cioè, in realtà le parole ce le avrei. Non è vero, ragazzi, non è possibile. Che cazzo è questo? Io giuro che adesso mi apro un canale di reaction, tutte quante, ma giuro su Dio, tutte quante indignate. Su tutte le cose, intanto sono tantissime. Che cazzo cambia? Cioè, è uguale. È identico. Ah no, scusatemi, li hanno allungato poco poco. Non ho parole, non ho veramente parole, ragazzi. Sarà il 3D che mi fa bestemmia così. Questo qui è un errore. Questo è un errore. Vi giuro, non lo sto facendo apposta, non ce n'è uno che mi piaccia fino adesso. È proprio... Cioè, non lo so, è come dare a un bambino di 5 anni un pastello in mano e dirgli, guarda, questo qui è il planning di tutta la Game Freak. Bravi, bravi. Questa la mandiamo alla polizia dei coglioni. Ah? Mandiamo a loro. Io non so cosa dire. Veramente. Non... Cioè, no.
Questi sembrano quelli dell'erboristeria, non so se avete presente, fuori dall'erboristeria che ci sono tutte quante quelle cose con le fatine, con le... Non so che dire, veramente, io non so cosa dire. Sembra Arancia Meccanica, adesso mi metto qui con gli spiedini negli occhi. L'ulivo, no, il Pokémon Puglia hanno fatto, il Pokémon Puglia, io non è possibile, non è veramente possibile. Accelera, no, 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 no. Cazzo, no, non si può. Non... Che cos'è questo? Che... Io voglio vedere solo se c'è un'altra. Solo se c'è un'altra, veramente. Guarda caso, l'unica cosa decente è semplicemente una versione alternativa di una cosa che esisteva già. Cioè, non ho parole. Veramente, non ho parole. Madonna. No, 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 raga, no. Ma che cos'è? Che cos'è? E fino a mo' il più decente, ma che cos'è? Sembrano di quei giochi che hai nelle schede quando ci sono, non so, i siti hard, no? Che ci sono le pubblicità con questo qui è il gioco più nuovo del 2023. Cioè, più nuovo perché è uscito il 31 dicembre e non ci saranno giochi più nuovi. Cioè, guarda, guarda, guarda. Non ho parole, veramente, non ho parole. Sono riuscito a fare ogni cosa brutta. Cioè, io posso continuare a parlare qua. No, 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 no. Posso continuare a parlare? Tanto è tutto insulso. È tutto insulso. Non c'è una singola cosa fatta bene. Ma poi io vedo, non lo so, le streamer che fanno le live su Pokémon Scarlatto e Violetto. Oh, Tauros. Tauros Nero. Voglio vedere che cosa cambia. Cosa cambia. Ah, oh, beh, allora abbiamo fatto le corna diverse. Oh, raga. Il Pokémon palla di fieno. Il Pokémon palla di fieno. Madonna. Tentacool coi piedi. Coi piedi. No, no, no. Un granchio base. Granchio base. Sto coso. Il mazzo di peperoni. Madonna. Il mazzo di peperoni che probabilmente questi qui portano le ragazze al primo appuntamento al posto del mazzo di fiori. Il mazzo di peperoni li porta. Madonna santa. Raga. Veramente. Ma perché? Che cos'è? Raga, questo è il camper delle LOL. Cioè, no. Dio mio. No, no, no. Io ripeto, vedo le streamer che fanno. No, oddio, che carino. Cosa c'è di carino in tutto questo? La cicogna che si porta letteralmente il pube in bocca. Io. Delfini, lo spot di oltremare. Che cos'è questo? Che mi rappresenta questo? Inconcepibile una cosa del genere. Che cos'è? La moto. Raga, la moto. Io questo l'avevo visto tipo in un trailer che c'erano i leggendari moto. Non ho parole, veramente, non ho parole. Io non lo so. Io non posso commentare in su. Guarda, l'evoluzione a Bisha, bella schifezza, complimenti, baffi a lama. Io non posso commentare qualcosa più negativamente di quello che madre natura ha fatto alle mani di chi l'ha disegnata queste cose qui. Gesù. Gesù. No, 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 raga, non si può. Non si può, veramente, non si può. Non ho parole per quello che sto vedendo. È peggio di quello che mi immagino. Che cos'è questo? Che cos'è questo? Il bingo a Termoli, c'è cioè una cosa del genere. No, vabbè, ragazzi, non è possibile. Cosa in nome del Signore è questo a fare? È una carie. Una carie. Questo forse è quello un po' più pensato. Cioè, non lo so se sta cosa roba. Vabbè, Subway Surf, ragazzi. Cioè, non ho parole, non ho parole. Non si può vedere. Qua, vai, vai. Ho finito gli insulti, veramente. Salamence, però. Guarda, questo forse è quello un pochino più decente, non bello, decente. Ma solo perché è una cosa che già era figa da prima. A parte che qua l'hanno rovinata, però. Oddio mio. Ah, no, vabbè, ragazzi, no. 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 Ah, è finito? Cioè, quelli là erano i leggendari. Questo? No, dov'è? Questo. Voi avete preso la mia infanzia e la mia prima adolescenza e ci avete fatto il brodo. Madonna, guarda, madonna. E c'è gente che riesce a trovare lati positivi in questa cosa. Cioè, addirittura i lati negativi sono i lati positivi. È assurdo. Ragazzi, io... Boh, veramente? E mi devo vedere gente contenta, miei, vabbè, tra virgolette, colleghi contenti di questa cosa. Raga, io lo so che vi pagano, fate bene, veramente fate bene, perché una cosa del genere non è più recuperabile. Fate bene a dire le vostre puttanate e a prendervi i soldi, perché sul serio è ingiustificabile. Ci sono tante belle cose che sarebbero potute essere fatte, però
Poi sarò io che il 3D non ho mai capito che bisogno ci fosse di mettere, ma va bene. Veramente, ad oggi se uno si vuole giocare a un Pokémon decente, o si va a prendere Platino, Diamante e Perla, Smeraldo, queste cose qui, oppure, cioè, io non ho idea di che cosa possa pensare una persona che dice, ok, mio figlio nel 2023 si è comprato Pokémon. Se ad oggi tu fai una cosa del genere, con questi presupposti, capito? Non lo so, io quando mi voglio rigiocare un gioco decente Pokémon, ragazzi, io devo tornare al 2011, veramente. Ma è possibile sta cosa qui? È possibile? Perché Spada e Scudo, che non era più acchiappare tutti, era acchiappare alcuni, così, per circostanza. Raga, bel ritorno d'infanzia rovinata. Complimenti a tutti. Veramente un bel ragazzo, veramente un bel maschio, complimenti. Vergognatevi. Veramente, no, non si può. Siete orgogliosi di quello che avete fatto? Non lo so, cioè, Game Freak è orgogliosa di aver cacciato questa roba qua. Neanche ciao stavolta, sono troppo incazzato. Che vergogna.